Questa è l'idea migliore che io abbia mai avuto insieme ad Andrea. E l'idea è nata quest'estate, eravamo io e lui a Praga ed è partito tutto da una telefonata col presidente. Ci stavamo un po' organizzando per decidere come far quadrare il settore giovanile prima squadra e insieme abbiamo avuto questo pensiero di fare una scuola di preparatori fisici dentro la società di pallacanestro. Che boh, io non l'avevo mai vista, poi magari esiste da qualche parte. E così abbiamo iniziato, grazie al collegamento con l'università, grazie a diversi professori, professor Moisè, professor Saccaire, e abbiamo selezionato un po' di studenti che dovessero fare il tirocinio. Quindi loro hanno fatto il tirocinio, dovevano fare il tirocinio per scienze motorie. E li abbiamo fatti venire da noi. All'inizio abbiamo fatto una decina di colloqui, poi da questi ne sono usciti sette e sono i sette ragazzi che formano questa accademia. Cioè, mi sembra la prima edizione del Grande Fratello e loro sono gli artefici della prima edizione qui da noi. Spero proprio di poter portarla avanti, almeno l'idea è quella di fare anno dopo anno una versione diversa. E spero che loro sette prendano la loro strada e vadano nel mondo del lavoro nel migliore dei modi. Don't tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back, sometimes I won't. Questa esperienza che è cominciata per me già da agosto è un'esperienza per ora bellissima che mi ha dato tante soddisfazioni, tanto modo di crescere, tanti modi di vedere le cose in maniera diversa rispetto a quella che poteva essere la mia realtà prima di approcciarmi a una del genere. È un'esperienza meravigliosa che stiamo cercando di viverci tutti, ognuno al meglio. E credo che sia veramente importante un'esperienza di questo tipo fatta fare dai giovani, perché ti dà l'impressione di dove stai andando a lavorare e di dove poi vuoi andare a lavorare, soprattutto. Non tanto nella forma, ma nei contesti. Sicuramente c'è tanto orgoglio e tanta contentezza in quello che si sta facendo. Il percorso universitario è solamente teorico, adesso ci stiamo spostando nel pratico e loro ci stanno dando una mano, una grossa mano nell'addentrarci in questo mondo. Ci siamo subito integrati all'interno del gruppo, ci siamo aiutati subito, è creato quell'ambiente propositivo, diciamo, sia per imparare noi e credo anche per aiutare i ragazzi, lo staff e l'ambiente in generale. Sicuramente io e Roby quest'estate ci siamo confrontati molto sul pensare a come sviluppare un progetto di questo tipo, cercando di rubare spunti, se vogliamo dire così, un po' da quello che sono le realtà simili, molto più sviluppate della nostra, come il tirocinio nelle università americane, piuttosto che la Barça University, che propone un percorso simile, più sviluppato rispetto a quello che abbiamo instaurato noi quest'anno e che porta appunto proprio alla formazione di preparatori. E ti rendi conto subito di quello che può essere, questo mondo del lavoro. È un'esperienza che mi impegna molto, sicuramente, ma nonostante ciò mi sta insegnando tanto, perché se l'università mi dà le basi teoriche, un'esperienza del genere mi sta fornendo anche le basi pratiche di quello che potrà essere in futuro il mio lavoro. Per cui, sono felicissimo di aver preso parte a questa Academy e di essere qua. È un gruppo di collaborazione, di quando se qualcuno non sa un esercizio o non si ricorda15 come si esegue, ci sono gli altri che magari si ricordano quell'esercizio che a quel momento tu non ti ricordi, ma poi anche è proprio bello l'ambiente, magari finito l'allenamento ci alleniamo insieme, è carino, un bel gruppo di coesione. Per ora sento di aver già imparato molte cose rispetto a
a quando ero partito, credo di essere molto più competente su alcuni aspetti, altri invece sto cercando di continuare a impararli, a migliorarli, ad esempio la comunicazione, la prontezza quando faccio eseguire gli esercizi, però in generale sta andando molto bene. All'inizio non è stato facile perché comunque non avendo magari esperienze pregresse a questi livelli uno si faceva un po', aveva un po' di timore, possiamo dire, verso sia i giocatori ma anche verso Roberto e Andrea, ma ci hanno inserito molto bene sia nel gruppo squadra che comunque nell'aspetto della preparazione fisica, diciamo. Questo è un esercizio di merda, non so perché. Take off the fufu, take off the couches, take off the wifi. Take off the money phone, take off the car loan, take off the flex and the white loss. Take off the weird ass jewelry, I'ma take 10 steps, then I'm taking off top off. Take off the fabricated streams and the microwave memes, it's a real world outside. Innanzitutto i ragazzi dell'Academy ci danno una grossissima mano, specialmente nei due giorni, nella settimana tipo, dove abbiamo la seduta di pesi, quindi là sono sempre tutti presenti. Ci danno una mano a lavorare al meglio e non mi è mai successo di avere praticamente per ogni seduta pesi un preparatore solo per me che segue con attenzione e mi corregge su ogni particolare per tutta la durata dell'allenamento. Questo sicuramente è un fattore importantissimo e fondamentale per noi, come ho detto ci permette di lavorare al meglio e senz'altro permette anche a questi ragazzi giovani di crescere, di imparare, di confrontarsi con giocatori più o meno esperti, con caratteristiche fisiche e anche caratteriali diverse, e quindi sono sicuro che è un'esperienza fondamentale sia per loro e per noi che comunque stiamo avendo solamente benefici da questo progetto. L'opportunità è straordinaria secondo me per questi ragazzi. Si parla tanto di alternanza scuola-lavoro, di progettualità per inserire al termine o durante un percorso di studi i ragazzi in un ambiente che è diverso da quello a cui sono abituati, come quello lavorativo, nello specifico come quello di una squadra di professionistica e con tutte le sue esigenze, le sue necessità, le sue problematiche. Quindi credo che per dei ragazzi che hanno questa prospettiva futura, cioè di fare questo tipo di attività nella loro vita, sia una cura intensiva di pratica nella quale possono verificare e testare le proprie conoscenze, le proprie consapevolezze e anche quanto può essere applicato quello che stanno studiando o che hanno studiato nella realtà quotidiana di atleti professionisti. Per quanto riguarda noi, sicuramente la grandissima opportunità è quella di avere una forza lavoro e un gruppo di lavoro sotto il profilo della preparazione fisica e atletica che ci porta a un rapporto di uno a uno spesso nel lavoro in palestra, in palestra pesi o nel settore di atletica. Quindi ogni giocatore riesce a essere seguito nella specificità del suo programma da un preparatore, da uno dei preparatori diciamo istituzionali piuttosto che da uno di questi ragazzi che però sono tutorati costantemente. Quindi innalza tantissimo l'individualizzazione e la qualità del lavoro. Due grandi opportunità che si compendiano e si riassumono e convivono una all'interno dell'altra e ci mettiamo poi l'aspetto umano, nel senso che l'interazione al di là della specificità tecnica, l'interazione di questi ragazzi con i nostri giocatori credo sia bella, esemplare, molto, molto partecipativa e sono rispettati e considerati per quello che è il loro ruolo. E loro lo fanno con incredibile partecipazione e serietà. Per cui veramente questa credo sia stata una idea straordinaria che andrà portata avanti, andrà perseguita ulteriormente perché crea opportunità e crea qualità in quello che tutti i giorni possiamo fare.